Benvenuti genoani di tutta Italia e genovesi di tutta Genova. Da oggi c'è un nuovo canale che si chiama Guardo il Genoa con papà. E vi faremo tutte le reaction delle partite del Genoa live, quindi direttamente da Marassi. Stiamo adesso andando allo stadio. Tempo non è dei migliori. Partita difficile col Napoli. Siamo fiduciosi, speriamo che vada tutto bene. Ci rivediamo tra poco per controlli, non controlli, eccetera, eccetera. E vi saluto. Saluti da me e da Camilla. Allora, guys, ciao da Marassi. Siamo qui per il vlog di... Com'è che si chiama il vlog? La magliettina. Ci siamo anche attrezzati oggi. Siamo fornitissimi. Siamo qui dal campo, che lo facciamo vedere. Siamo prontissimi per la partita Genoa-Napoli. Allora, secondo me il Genoa o fa la sua partita della Madonna da Genoa e vince, oppure finisce male. Io spero la prima, ovviamente. E ci aggiorniamo tra poco quando comincia a riempirsi la curva. E dopo che si riempie la nord ci aggiorniamo. Ciao, a dopo! Stanno entrando in campo in questo momento, come potete sentire. Guarda! Abbiamo già visto Matteo inquadrato nei monitor. Adesso c'è Kuban, Aaron Martin. Tensione, raga, alta tensione, perché secondo me possiamo fare una ottima partita. Vediamo se mi sbaglierò. Spero di non sbagliare. C'è Osimhen, questo è un problema. Però questo problema bisogna sterminarlo tempo 5 minuti. Io sinceramente spero che si faccia male ad Esca. Non si augura mai il male al nemico, però che si stira. Esatto, mi dico dalla regia, se si stirasse leggermente potrebbe essere una cosa interessante. Facciamo finta di essere sportivi. Camilla, abbiamo anche identificato un gruppo di tifosi del Napoli qua in curva. Eccoli là, sono quelli, quindi saremo pronti a insultarli pesantemente se è il caso. Allora, sta entrando il Napoli adesso. E aspettiamo i nostri. Ecco Osimhen. Sono solo i nostri portieri invece, ma il Napoli sta entrando adesso. No, grazie, non voglio il panino, sono teso! Come diceva la cavalleria, arrivano i nostri! Fallimissima, noi abbiamo voluto tantissimo, salutiamo anche Doriani, vero? Qua la tensione aumenta tantissimo, siamo a Barcelona, tra un po' è ora, abbiamo utilizzato con dei ragazzi del Napoli di Milano, siamo appuntamento a guasto. Avessi un monoplesso, non saprei com'è la sfida. Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina. Per stare sulla pelle mi fa quasi luccicare. Quando la brucia come il fuoco, tutto inizia a farmi male. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene. Perché non ti vedo per tutte le mani. Andati molto vicini. Adesso palla Martinez, tranquillo. All'inizio sembra buono.
soffre, non so che minuto siamo, ma si soffre, anche in questo istante si soffre. E certo, soffriamo. Siamo messi molto bene, attenzione! Pubblico si sta scaldando. Siamo al 30° minuto. Ok, grazie Camilla. È stato ammonito De Winter, c'è una punizione al limite dell'area molto pericolosa sul lato sinistro, molto pericolosa. La faccia di Camilla dice tutto. La guardiamo in diretta, vediamo. Guardiamo in diretta, sono in due sulla battuta, noi abbiamo una barriera a 4. In mezzo all'aria ci sono Osimhen. C'è Mani su Osimhen. Attenzione, l'arbitro sta sistemando tutti quanti. Batte il Napoli. Esce Martinez, grande uscita. Per ora salvi. È stato un altro fallo al limite dell'area, meno male che non abbiamo fatto come col Toro, l'abbiamo fermato invece che farlo andare dentro, ma c'è un'altra punizione da metà dell'area sulla sinistra, quindi siamo vicinissimi all'area di rigore. La vediamo live, siamo tutti disposti in mezzo, siamo in 8 in mezzo all'area, 2 su Osimhen addirittura. Batte il Napoli a giro, neanche Camilla la tirava così, pessimi, per ora sembra che ci siamo. Matteo ci è andato molto vicino, tiro a giro sul primo palo, deviazione del portiere, veramente molto vicino, stiamo messi meglio per ora, anche in campo.
Altic, tiro di Albert adesso un po' alto, però è combattuta, è combattuta. Grandissimo Osimhen, lo fa in mezzo al campo, in mezzo a tre. Una forza fisica incredibile, non ci servirebbe uno così. Attenzione che arrivano, Osimhen, mani su Osimhen nell'angolo. È capitato di tutto, ha segnato il Napoli su una triangolazione con Raspadori qua sull'angolo destro, gol sul palo di Martinez, secondo me dubbio, Martinez dubbio. E adesso abbiamo fatto un contropiede, non male, tiro di Albert a giro da fuori area, quasi in calcio dei pali, poco fuori. Non molliamo, non molliamo, non più voce ma non molliamo. Questa sia una delle sofferenze più incredibili qua sotto, non riescono a passare, adesso Dragosin ha fatto un colpo di testa anticipando Osimhen, non male, palla dentro, attenzione, 2-2, i singoli ci stanno punendo, 2-2, gol clamoroso davanti alla linea di porta, non c'è arrivato nessuno, una bella palla di Albert, 42-20, non ho più voce, vediamo cosa succede, contropiede, hanno capito come passare, siamo al 45, vediamo quanto recupero da Camillo, quanto da Celente? 10 minuti, sì, vabbè. No, 5 no. Minuti di recupero, a posto, 5 minuti di recupero. Adesso 2-2, non le abbiamo prese di santa ragione come avevo auspicato all'inizio, quindi ci ho visto lungo, il primo quarto d'ora ottimo perché ne ha fatto il secondo, qualche disattenzione alla fine che si poteva evitare, forse erano un po' stanchi, e ho avuto la sensazione mia personale che abbiano ricominciato a indietreggiare di nuovo i 10 metri come col Toro e con la Lazio, che non va fatto perché ti mettono sotto, la difesa bene. Peggiore in campo secondo me dei nostri Martinez, perché